Restiamo dove siamo, restiamo dove siamo arrivati. Eppure non rimaniamo dove siamo, non restiamo dove siamo arrivati. Dove siamo a volte restiamo, a volte no. Dove non siamo arrivati a volte restiamo, a volte non restiamo, partiamo. Questo è l'incipit di una poesia di Jean Tardieu che corrisponde un po' alla nostra condizione di voler ripartire tra mille difficoltà. Ma da dove? Da dove eravamo rimasti o si tratta di reinventare tutto? Non dobbiamo cadere nella retorica del prima era tutto meglio, prima era tutto bello. Non è vero. Il lockdown ha cambiato noi, il pubblico, a ripartire da tali e quali sarebbe un errore, ovvio. Ma replay vuol anche dire riascoltare. Riascoltare ciò che ci è successo nel lockdown. Per noi è stata la riscoperta del valore del tempo. Il tempo per riflettere, per sperimentare, per provare. E ecco, io non vorrei ritornare ad una condizione in cui bisogna rincorrere il tempo, rincorrere ogni cosa, i bandi e tutto. No, bisogna avere un tempo necessario, un tempo che ci vuole per provare e per organizzare. Certo, questo dipende da noi, ma dipende anche molto dai fondi che saranno messi a disposizione, ovvio. Ciao a tutti. Come opera che rappresenti replay scelgo un film, Sinédoque New York di Charlie Kaufman. In questo film un regista di teatro decide di rappresentare il più grande spettacolo di tutti i tempi, in cui mette in scena la sua vita, il suo quotidiano, i suoi amori, i suoi fallimenti. Li rivive costantemente. Lo spettacolo ha una gestazione lunghissima che lo porterà fino alla fine della sua vita e sarà un fallimento, non riuscirà mai a rappresentarlo, mai a finirlo. Ecco, questo è quello che noi non dobbiamo fare. Fallire. Dobbiamo rivedere ciò che è successo in passato, ciò che abbiamo fatto, come ci siamo comportati, per costruire insieme un futuro migliore. Un futuro migliore per noi, per la nostra comunità e per le future generazioni. Questo è Replay, rivivere, riguardare il passato per migliorare il futuro insieme. Un caro abbraccio e a presto. Ciao, sono qui al Teatro delle Temperie vicino Bologna, dove insieme a Arti e Spettacolo dell'Aquila stiamo producendo un nuovo spettacolo con cui apriremo in qualche modo la stagione di Fertili Terreni a Bell'Arte. E quindi parte Replay, siamo felici. Replay è una stagione importante perché in un momento come questo Replay ha proprio il senso della ripartenza, del ritrovare un senso dopo un momento di stop. Non so se a voi capita, a me è capitato che in alcuni momenti faticosi della mia vita ci fossero dei brani, dei libri, dei film di cui abbiamo bisogno e che di cui cerchiamo magari un loop, un brano musicale a cui ci affezioniamo e proprio nei momenti di fatica lo ascoltiamo e quando sta quasi per finire schiacciamo il tasto replay e si riparte. Un po' il senso del replay per me è questo. E alla sollecitazione di cosa può essere replay, un suggerimento che va, come dire, vada anche oltre il teatro, mi viene in mente un po' Le sorelle Macaluso di Emma Dante, film bellissimo in questo momento nelle sale, andate a vederlo. Lo spettacolo era stato uno spettacolo già delizioso e il replay ha questo senso, cioè il provare a raccontare storie con una prospettiva diversa e trovandone un nuovo senso. Vi aspettiamo. Ogni volta che schiacciamo il bottone play sappiamo che da qualche parte ci deve essere anche un bottone pausa e anche se in questo momento storico, dopo tutto quello che abbiamo vissuto e dopo quello che ci è successo, la parola pausa forse risuona di echi e di riverberi un po' decisamente spiacevoli, forse la consapevolezza di questo play e di questa pausa e di tutto quello che abbiamo vissuto di recente magari potrebbe averci arricchito e fatto capire, fatto apprendere qualcosa di importante, di fondamentale, ovvero che la possibilità di questo bottone pausa ci dà la possibilità di riavvolgere il nastro, di ritornare indietro, di riconsiderare alcune cose e per poterci permettere di rialzarci al mattino, di
rituffarci dentro la nostra vita, di ricominciare, di riattraversare, di rivivere quello che prima conoscevamo solamente con un solo significato, con un solo senso e con un solo colore, dicendo no, basta, forse adesso posso prendermi la responsabilità di cambiare, di far sì che quello che conoscevo, come lo conoscevo, non mi va più bene, e potermi assumere la responsabilità di una scelta diversa, di un cambiamento. Ecco, per me questo probabilmente vuol dire replay, vuol dire rispetto al play come lo conoscevamo prima, schiacciare quel bottone pausa, vuol dire darci la possibilità di riavvolgere il nastro, di essere ritornati indietro e di rischiacciare nuovamente il bottone play con una consapevolezza diversa, con una luce diversa e con una voglia diversa di ritornare, di risvegliarci, di riattraversare e di ricominciare a giocare. Vi aspettiamo tutti quanti alla stagione di Fertili Terreni. Un grande saluto da Marco Lorenzi e da tutto il Mulino di Amleto.